Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 luglio e vediamo subito quali sono le notizie della giornata. Beh, insomma, i giornali oggi si appassionano del fatto, devo dire che a un numero incredibile, del crollo dell'economia americana. Che cosa è successo nel secondo trimestre del 2020? L'economia americana è decresciuta, cioè ha perso il 32,9% rispetto all'anno precedente stesso bimestre. E è un dato ovviamente stratosferico, perché il 32% vuol dire che un terzo dell'economia americana si è volatilizzata, di crescita dell'economia americana si è volatilizzata, e oggi ovviamente tutti i giornali ne parlano. Poi però bisogna andare a guardare questi numeri con una certa attenzione, non tanto per approfondirli. Allora, la prima questione fondamentale è la cosa non era per niente non attesa, nel senso che poi dopo voi dite: ma scusatemi, mi spiegate com'è possibile che ieri l'economia americana ha perso il 33%, Wall Street ha perso lo 0,9% e i mercati siano comunque ai massimi rispetto a qualche mese fa? Beh, insomma, il motivo è semplice, perché era esattamente l'attesa del US Department of Commerce, cioè sostanzialmente loro pensavano che l'economia americana sarebbe decresciuta del 34%, ma anche questo non spiega tutto. Cioè, è vero che si attendevano una decrescita, ma la decrescita comunque è enorme, quindi è preoccupante. In realtà è preoccupante fino a un certo punto, perché l'economia americana, dovete sapere, rispetto alle economie di tutto quanto il mondo, è un po' diversa, perché due terzi dell'economia, della gigantesca economia americana, è fatta dai consumi. Se per due mesi fai più o meno lockdown, non certo in tutti i paesi americani, ma da New York a Los Angeles il lockdown è esistito, beh, i consumi diminuiscono, e quindi quello che succede è che un'economia basata molto sui consumi ha visto importazioni ed esportazioni crollare, soprattutto ovviamente le importazioni per i consumi, quindi danneggiando l'economia di tutto quanto il mondo, ma soprattutto se stessa. In realtà, dice il Wall Street Journal di questa mattina, i dati sull'occupazione, che sono il termometro diciamo un po' più affidabile di quello che sta avvenendo, perché arrivano molto più velocemente che i dati del PIL, beh, insomma, i dati della disoccupazione stanno migliorando. Bene, vuol dire che questo è un disastro? No, non vuol dire, vuol dire che questo, scusatemi, va tutto bene, non vuol dire che va tutto bene, ma non è neanche il disastro che qualcuno oggi ci racconta, nel senso che il punto fondamentale è che ovviamente con un'economia che non cresce Trump se la fa sotto. Perché se la fa sotto? Perché l'unica cosa che cresce è i consumi pubblici, gli investimenti pubblici, cioè i 2.000 miliardi che ha messo Trump, ma il 3 novembre ci sono le elezioni e il rischio per lui di non essere rieletto, perché in genere i presidenti al secondo mandato, se l'economia non va, sono cavoli loro, c'è ed è fortissima. In più a ciò si aggiunge una gestione certamente un po' schizofrenica di questa roba del virus. È ancora tutto da vedere, perché quando vi leggete i giornali italiani, oggi come ieri, avete sempre un'idea su Trump che è completamente falsata. Oggi, per esempio, tutti i giornali italiani si interrogano sul tweet di Trump, si potrebbero rimandare le elezioni. In realtà, come sanno probabilmente tutti quanti gli osservatori americani e meno quelli italiani, si tratta di una boutade un po' come quella della, non so, dell'iniettarsi la clorochina. Cioè è totalmente impossibile che un presidente della Repubblica americana possa decidere le elezioni. Toc toc! Secondo voi questo invece può avvenire per un presidente del Consiglio italiano non eletto, a differenza di Trump? Eppure sì, può avvenire. Cioè il presidente del Consiglio italiano non eletto può più o meno rimandare le elezioni, ad esempio quelle regionali, cosa che perfettamente ha fatto. Quindi noi stiamo qua a fare i moralisti su Trump che rimanda le elezioni, cosa che non può fare, che i repubblicani non vogliono, che i democratici non vogliono, e che comunque appannaggio del congresso, e come dice un repubblicano, quella data, il 3 novembre, è scolpita nella pietra delle tradizioni americane come il primo emendamento, grazie al cielo. Bene, insomma, Trump non può rimandare le elezioni, il presidente del consiglio Conte, italiano, non eletto da nessuno, invece lo può fare, chiaro? Questa è la differenza tra la loro democrazia e la nostra democrazia. Nel frattempo il Sole 24 Ore ci fa capire che cosa è successo ieri, perché da una parte noi siamo lì a dire l'economia americana, perdono, Trump non verrà eletto, e vuole rimandare le elezioni, muoiono come mosche. In realtà in Italia ieri hanno presentato dei semestrali di merda le più importanti aziende italiane, solo che i giornali italiani, li capisco, li comprendo, perché io sono una parte di quel sistema, hanno paura di spiegare ieri che ci sono due titoli tipo l'ENI,
e le generali che sono state sospese per eccesso di ribasso. Anzi, oggi per andare a trovare le quotazioni di ieni e generali dovete fare un po' fatica all'interno dei giornali, perché non vi dicono meno 10%, poi meno 7, meno 10%, meno 5, non vi dicono che la trimestrale dell'ENI è stata un disastro dal punto di vista economico, certo, vi raccontano qualche cosa. Quindi noi è meglio che ci occupiamo delle cose americane, perché non vogliamo vedere quelle italiane, in cui comprensibilmente le trimestrali sono date di merda. Le trimestrali delle grandi aziende italiane, che già sono poche, se vanno male, non sono un bel segnale per la nostra economia. Possiamo occultarlo quanto vi pare, però insomma, l'ENI un tempo era la più importante azienda italiana, oggi è diventata una specie di public utility da scarso valore di borsa. Ma vado avanti, oggi sul Wall Street Journal, peraltro io l'ho scritto anche sul giornale, piuttosto più tardi magari lo vedrete anche sul sito, il tema fondamentale sapete qual è? Che in realtà in America ci sono 3-4 digital companies, Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft, che ci stanno facendo un mazzo così a tutto il mondo, che hanno avuto il grande beneficio durante il lockdown. Oggi su Wall Street Journal vi spiegano come sta andando bene la società di Bezos, Amazon, come tutti quanti voi potete vedere. Seconda notizia della giornata, il processo a Salvini. Per 5 o 6 voti il Senato ha deciso che Salvini, per la questione Open Arms, esattamente un anno fa, mi sembra 19 giorni tenuta a largo, dovesse andare a processo per sequestro di persona. La vicenda la conoscete tutti, non ho voglia di raccontarla, qualcuno di voi se la può ritrovare sui giornali, ma la vera polemica oggi c'è sui giornali, riguarda Renzi, perché il partito di Renzi in giunta si era astenuto, mentre al Senato ha votato perché Salvini andasse a processo. Il titolo forse più significativo di questa giornata è Poltronisti. Ovviamente i poltronisti che vogliono far mandare a processo Salvini, perché se non avessero votato così c'era qualcuno che poteva pensare che si sarebbe andato non si sarebbe andato a processo. In realtà il punto vero è proprio che i renziani votano per far andare a processo. Oggi Faraone, è straordinaria l'intervista di Faraone, uno degli uomini di Renzi, scrive: per la giunta ci siamo astenuti perché non conoscevamo bene le carte, poi evidentemente queste carte le hanno conosciute benissimo e noi siamo garantisti veri. Faraone riesce a dire che loro sono garantisti veri. Sì, sono garantisti veri quando si tratta dei cazzetti loro. Oggi il Riformista ricorda l'assurdità della vicenda Lotti. Io sono garantista davvero e quindi trovo assurda la vicenda Lotti, l'amichetto loro che oggi ha processo, anche se non è più con loro ma è rimasto nel PD. Ma loro non erano garantisti per l'orologio di Maurizio Lupi, una grandissima, gigantesca minchiata per quale hanno fatto dipendere uno dei migliori ministri dei trasporti e ora c'hanno gli amichetti loro. Non sono stati garantisti con la Guidi, ministro dello sviluppo economico, che è stata fottuta per Tempa Rossa, dove non c'entrava assolutamente nulla, con Renzi che faceva il fischiettino. Non sono stati garantisti con la Cancelleri, ministro degli interni, che ha fatto una telefonata per motivi soltanto umanitari in un carcere e gli hanno fatto un mazzo così fatto, Renzi e tutta quella compagnia. Non sono garantisti ora con Salvini, che lo mandano a processo perché cosa che non hanno fatto alla giunta. Faraone, ma chi la racconti sta cosa del garantista? Siete garantisti soltanto delle vostre cazzo di poltrone, perché sapete perfettamente che se togliete questo voto in Parlamento, caro Faraone, dovrai andare a riprenderti i voti in Sicilia per essere eletto. Questo è il garantismo loro. Nel frattempo poi ovviamente ci sono i politologi. Franco, la decisione del Senato viene considerata da Salvini come un'occasione per atteggiarsi da vittima. No, atteggiarsi da vittima. Allora uno può essere più o meno salviniano, può essere più o meno meloniano, può essere più o meno berlusconiano, ma vi sembra normale che un ministro in un caso blocca e non viene indagato perché c'è il voto di Conte e gli amichetti loro, e nell'altro caso invece fa lo stesso blocco sempre con Conte e gli amichetti loro e viene processato addirittura per sequestro di persona? Non è atteggiarsi a vittima, Franco. Se fossi qualche volta fuori dall'establishment del giornalista capiresti che non è una questione politica questa, è una questione di garantismo, di buon senso, l'idea che questo venga processato per sequestro di persone. Sorgi, che in genere è sempre molto equilibrato, dice che il capitano ha fatto una mediocre gazzarra ieri al Senato. E Belpi, altro che mossa del cavallo, quella di Renzi è una mossa del citrullo, è uno che è riuscito a passare dal 40 al 3%, quindi ci sono quelli che attaccano Salvini e quelli che attaccano Renzi, che sono i due protagonisti di questa vicenda. Nel mezzo c'è quella specie di magma indefinito di PD
e Movimento 5 Stelle, il quale Movimento 5 Stelle ci racconta Capezzone sulla verità, cioè cazzetti suoi, perché sono super divisi. Pensate un po', anche Villarosa parla, uno che dovrebbe stare zitto e accucciato, l'hanno fatto mi sembra vice ministro, non so, sulle finanze, dice delle cose incredibili non avendo molta contezza di quello che fa, e se la prende con Crimi, un altro che non sembra fare il capo politico, e quindi litigano tra di loro. Quindi grande scontro tra Villarosa e Crimi, questo è il livello a cui si è ridotta la politica italiana. Slitta, dice Capezzone, l'assemblea interna del movimento. Io neanche lo so, però probabilmente deve essere così come stanno dicendo. Nel frattempo, mentre noi stiamo processando Salvini per sequestro di persona, impennata dei contagi, e il Fatto Quotidiano, altro che emergenza finita, perché ieri ci sono 386 contagi. Però questi numeri bisogna un po' leggerli, bisogna farli leggere forse a Villarosa, e cioè che lui li capisce tutti. E cioè questi 386 contagi, ce ne sono un terzo che arrivano dal Veneto. Ritorna nel Veneto, 386 contagi. Poi dopo leggo questa notizia, ma la leggete anche voi sui giornali, la leggete anche voi. Focolaio a Treviso. Una caserma è stata è presa d'assalto da questi immigrati che sono tutti quanti piazzati in questa caserma. In questa caserma ci sono 133 migranti positivi, quindi su 386 casi ce ne sono almeno un centinaio che arrivano da una caserma di immigrati, e questi 133 positivi sono tutti quanti col tubo in rianimazione, stanno lì in ospedale, tutti asintomatici. Tutti asintomatici. Allora, vi rispiego esattamente la gerarchia delle notizie in maniera tale che poi con queste notizie ce lo spiega il Messaggero, visto che c'è l'impennata, non si aprono le fiere, non si aprono le sagre, non si aprono le discoteche, ma continuiamo così, tanto chi cazzo se ne frega, poi i soldi li cresceranno qua sull'olivo. Allora, cosa succede? Impennata dei contagi, ha ragione Conte a volere l'emergenza. Poi scopri che questi contagi sono comunque 386, che un terzo di questi contagi viene dagli immigrati che loro non riescono a fermare, anzi se qualcuno prova a fermarli viene processato, e che di questi immigrati peraltro non c'è neanche uno in ospedale perché sono tutti asintomatici. Qua noi ci diamo una coltellata sulle palle, ma vi rendete conto la follia in cui ci troviamo? 386, un terzo immigrati e per di più nessuno con la malattia, tutti asintomatici, e noi qua ci stiamo ammazzando per queste fake news che però le danno i giornali, e quindi va bene che il Foglio dice, il Fatto dica, il Foglio. L'Economist oggi invece, la copertina dell'Economist, mentre noi stiamo facendo arrivare chiunque, e se tu dici qualche cosa sei un immigrato, sei un razzista di merda, sei un salviniano, sei un capitano eccetera, l'Economist fa il titolo di oggi del settimanale, è locked out when, insomma locked out vi è chiarissimo cosa vuol dire. When, dove e come si potrà fare rientrare gli immigrati di nuovo in Europa. Forse non è chiaro all'Economist che noi li facciamo entrare come se nulla fosse, per esposto che con i barchini arrivano dalla Tunisia, oggi ricorda Repubblica, con la situazione tunisina che non è di guerra ma di infetti in circolazione numerosissimi. Nel frattempo su Fontana continuano la storia, l'hanno un po' mollata rispetto ai giorni scorsi, oggi su Fontana la questione sarebbe di indagine fiscale. Prima c'era l'indagine sui camici, adesso c'è l'indagine fiscale, secondo la solita procedura. Prendi uno, ti sta sulle balle e lo attacchi, prima per il suo inciampo e poi una volta che è caduto per terra inizia a dargli cazzotti da tutte le parti giudiziarie. Adesso anche quella fiscale, scudo fiscale della madre, anzi voluntary disclosure, che a differenza dello scudo fiscale pagavi tutte le tasse. Però gli dobbiamo fare un culo almeno sui giornali per le prossime settimane. Ultima cosa, beh, stupendo come sempre il Capone sulla questione dei banchi. Vedete, la questione di Arcuri, der commissari, non è che è importante perché ci sia un accanimento da parte mia nei confronti del maestro del comunismo italiano, amico di D'Alema e non solo di D'Alema, grazie al quale per 20 anni prende stipendi da favola. Non è questo il problema, non è il problema di Arcuri. Il problema è che il 14 settembre dobbiamo ritornare a scuola, e se questi qua ci mettono i giornali che spaventano, impennata dei contagi, Arcuri che cerca i banchi, noi la scuola non la rinseremo mai. Pensate un po' voi, ieri il Fatto, da aiutare ad Arcuri, pensate un po' dove ci siamo ridotti, ha detto arriveranno le grandi aziende come Scavolini e un'altra. E oggi molto banalmente Capone è andato a sentire queste aziende e ha detto: ma che sei scemo, per fare i banchi non è che ci si improvvisa, bisogna avere certificazioni, bisogna fare cose. Insomma, il bluff di questo Arcuri, per cui ci sono 3 milioni di banchi da comprare, questo ha detto non c'è problema, il bando fa un bando di merda, nessuno si presenta, lo rinvia per 5 giorni, dice che parteciperanno grandi aziende che non si presentano, e così è, se vi piace. Insomma, la farsa italiana continua, e soprattutto la scelta di Arcuri da parte del nostro Presidente del Consiglio merita il nostro grandissimo applauso. Noi ci vediamo come sempre domani con la zuppa di porro. Ciao.